Proviamo a fare un esempio di calcolo utilizzando i numeri scritti in notazione esponenziale. Intanto guardate questi numeri qui. 6,67 per 10 alla meno 11, che moltiplica 5,98 per 10 alla 24, e poi il tutto viene diviso per 6,37 per 10 alla 6, a sua volta elevato al quadrato. Intanto notate che se voi voleste scrivere questi numeri in forma decimale, ottenereste delle quantità estremamente scomode. Questo numero avrebbe un sacco di zeri dopo la virgola, questo numero avrebbe un sacco di zeri dopo la cifra 8. Questi numeri sarebbero tutto sommato accettabili. Se volete fare questi calcoli, voi utilizzate la calcolatrice. Però nel fare un calcolo di questo tipo, di solito commettete errori, perché bisogna inserire tante cifre, bisogna utilizzare correttamente l'esponenziazione, che di solito nella calcolatrice è indicata in alcuni casi con un simbolino fatto così, in altri casi potete avere una scrittura del tipo y alla x e via così. Dovete controllare in base al vostro modello. Qui invece facciamo in una maniera diversa. Dividiamo questa moltiplicazione separando i numeri decimali, che sono piccoli, sono compresi tra 1 e 9 tipicamente, dalle potenze di 10. Ad esempio, noi moltiplichiamo 6,67 per 5,98 e poi dividiamo per 6,37 elevato al quadrato. E questo lo facciamo con la calcolatrice. Per quanto riguarda le potenze di 10, utilizziamo le proprietà delle potenze. Allora, proviamo a seguire questo calcolo, che tutto sommato si può stimare anche a mano. Infatti, osservate, questo numero è poco meno di 7, questo è circa 6, questo è poco più di 6 elevato al quadrato. Se voi fate questo calcolo, ottenete un qualcosa che è attorno a 1. Mentre per quanto riguarda le potenze di 10, provate a verificare che ottenete 10 alla 1. Il risultato di tutto questo calcolo è quindi un numero vicino a 10. Se fate un calcolo più esatto, troverete un qualcosa attorno a 9,8. Tutto questo vi serve per evitare di fare errori utilizzando la calcolatrice e utilizzandola solo per quello in cui è effettivamente utile. Io per adesso mi fermo qui, continuiamo la prossima volta con altri tipi di equivalenze.